Venerdì 15, amici, buongiorno, ben ritrovati con le nostre pilloline di emozioni e tradizioni. Dopo le pillole di degni di nota, le pillole di musica nostra vita, abbiamo anche le pillole di emozioni e tradizioni. Grande settimana che l'abbiamo iniziata con il ringraziamento e riascoltando i sei brani della prima puntata dedicata a Franco Bergamini, e da ieri ci stiamo avvicinando alla puntata di domani, perché domani alle ore 21, canale 14, poi potete seguirci in streaming. Anzi, se sentite qualcuno che non riesce o non vede Teleromagna, a parte che ogni tanto bisogna anche risintonizzare, perché fino alla fine di aprile voi ogni tanto fatelo, però dite ai vostri amici che c'è l'applicazione gratuita di Teleromagna, l'app, scaricate l'app di Teleromagna e voi ci potete vedere dal vostro tablet, computer, telefonino. Il sabato in diretta, questa emozioni e tradizioni. Allora, anche oggi parliamo di Ivano Nicolucci perché abbiamo i grandi successi. Io vi ricordo ancora che potete votare, ancora la puntata, i sei brani che vi abbiamo fatto ascoltare nella puntata di sabato dedicata alla tradizione Bergamini. Questo è il numero. Mi raccomando, stanno arrivando tantissimi messaggi perché comunque oggi è venerdì, l'abbiamo detto sabato e da sabato si è scatenato l'inferno di questo messaggio WhatsApp che tutti voi state mandando. E vi ripeto anche, mandateci anche un vostro giudizio, non vi preoccupate, se magari ci dovete criticare, fatelo, perché comunque le critiche fanno sempre bene, ci aiutano a migliorare, mi raccomando. Allora, adesso torniamo alla grande storia di Ivano Nicolucci. Questo è Ritmando con Raul, brano che Ivano Nicolucci dedicò a Raul Casadei. A tra poco. Ricordiamo il maestro Raul con questa polca. Thank you.
Pilloline. Grande polca, questa faceva parte proprio uno dei pochi brani che il maestro Ivano Nicolucci scrisse quando faceva parte insieme a mio padre dell'orchestra di Secondo Casadei. Una bellissima polca, avete visto tutta questa grande orchestra di Ivano Nicolucci, questo era un omaggio che Ivano Nicolucci fece e dedicò questo brano appunto a Raul Casadei. Continuiamo in questo nostro viaggio, questo secondo brano di oggi, poi non è poi il secondo perché ce ne sono tre effettivamente, avete notato che la chiusura è sempre dedicata al grande maestro, autore, compositore e artista che stiamo ricordando in questa settimana. Allora, Ivano Nicolucci, questo Toledo, non è un brano forse magari conosciutissimo, però si sente tutta l'arte del maestro Ivano Nicolucci. A tra poco. Andrea Piva, Roberto Morganti, Andrea Giovagnoli, Paolo Rinaldini, Luca Bergamini. Goodbye, un tributo alla leggenda Pooh. Il sole è prossimo ormai, il vento corre con me. Cosa c'entro io con quella gente, con lei? Goodbye, il tour in tutte le feste e piazze d'Italia. Thank you.
Questo era Toledo, questo bellissimo brano di Ivano Nicolucci. Allora, come avete notato, la chiusura è sempre dedicata all'artista nella quale parliamo in queste pillole, e anche oggi ci sarà un altro grande successo, adesso proprio per chiudere questa puntata, ma soprattutto dedicata a Ivano Nicolucci, perché lo sapete, domani sera, ore 21, canale 14, seconda puntata di Emozioni e Tradizioni, con l'omaggio a Ivano Nicolucci, con la mia orchestra, la base ritmica della mia orchestra, più Marco Tagliavini al sax, Gabriele Zaccherini al clarinetto e la grande scuola di ballo, le Sirene Danzanti di Mirko e Sandra Ermeti. Mi raccomando, domani sera. E poi volevo dirvi una cosa, visto che ogni tanto su Facebook mi scrivete che non vedete più Teleromagna, non preoccupatevi. Allora, magari amici, se voi sentite che qualcuno dice ma dove lo vedi tu Emozione e Tradizione, tu digli che c'è la app gratuita di Teleromagna, la scarica e poi ci può vedere in diretta sul telefonino, sul tablet, sul computer, ovunque. Mi raccomando, ci contiamo veramente tantissimo. Ma adesso, prima di salutarci, Publisole, Teleromagna, Orogel, Videoproduzioni Maltoni, Luca, Novella, tutti i miei ragazzi, tutto lo staff di Emozioni e Tradizioni vuole augurare a tutti voi una serena Pasqua. Che sia veramente una serena Pasqua, passate le feste con i vostri cari, mi raccomando, e se poi qualcuno vuole andare a ballare, andate a ballare, amici, perché il ballo fa veramente bene, ci tiene vivi, la musica è vita, mi raccomando. E se invece non avete voglia o la possibilità di andare a ballare, ricordatevi domani sera, seconda puntata di Emozioni e Tradizioni. Noi ci vediamo lunedì, lunedì dell'Angelo, così ci faremo ancora gli auguri per questo weekend pasquale. Mi raccomando, tanti auguri, un abbraccio. Agenzia Le Arti, una realtà che da 30 anni opera a fianco di musicisti, gestori e organizzatori di sagre. La musica è vita e noi vogliamo viverla con tutti voi. Agenzia Le Arti. Thank you.